Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. Questa mattina si è svolta al Comune di Ragusa una conferenza che ha visto presenti i sindaci del territorio Iblei, i quali hanno incontrato il commissario straordinario dell'ASP, Angelo Alipò, per discutere di alcune problematiche inerenti alla sanità Iblea. Si è svolta oggi nei locali del comune di Ragusa la conferenza stampa che ha avuto come protagonisti, fra gli altri, i sindaci di Ragusa, Scicli e Modica, al centro di un incontro sulle problematiche che riguardano la sanità Iblea. Presente in questo senso anche il commissario straordinario dell'ASP, Angelo Alicuò. Si è discusso su quello che è stato fatto e soprattutto sulla possibilità di dare servizi migliori ai cittadini. Questo perché, come ci tiene a sottolineare il commissario Alicuò, compito della sanità e degli ospedali è quello di fare tutto ciò che serve alla gente e soprattutto alla tutela di quest'ultima. Siamo disponibili a discutere a fare il punto sulla sanità Iblea. Mi piace anche comunicare quelli che sono gli interventi dopo 10 mesi che programmiamo, perché ricordiamoci che per fare le azioni, per intraprendere le azioni, bisogna anche programmarle e la programmazione in una pubblica amministrazione non è cosa che si fa in un giorno. Quindi oggi possiamo discutere già non più di progetti da fare, ma di progetti fatti che a breve vedranno la luce. Lo stesso commissario Alicuò, interpellarlo sulla situazione riguardante l'ospedale di Comiso, ci ha tenuto a chiarire che nessuno ha mai parlato di una chiusura dello stesso. Quello che sottolinea il commissario dell'ASP è l'utilizzo dell'ospedale per delle attività utili alla gente e che vedano un maggiore coinvolgimento degli operatori. Nessuno ha detto, nessuno ha scritto, non è contenuto da nessuna parte l'idea o l'ipotesi che l'ospedale di Comiso debba chiudere. Quindi è una cosa fastidiosa da sentire. L'unica cosa che è vera è che l'ospedale di Comiso, come del resto l'ospedale di Scicli, deve essere utilizzato per delle attività utili alla gente. Quello che interessa ai sindaci è soprattutto fare il punto di un campo delicato come quello della sanità, in modo da risolvere eventuali problemi presenti, così da migliorare questo settore. E ci occupiamo adesso dell'emergenza sbarchi sulle coste Iblee. Una delegazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata a Ragusa per incontrare i vertici dell'ASP ed affrontare proprio gli aspetti legati all'ambito sanitario e alle condizioni dei migranti che arrivano nei centri di accoglienza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva a Ragusa. Dopo gli sbarchi degli ultimi giorni, nella sede dell'ASP si è svolto un incontro tra il commissario straordinario Angelo Alicuò e una delegazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Francesco Buongiorno, consulente per le politiche di immigrazione dell'assessorato regionale alla salute, ha dichiarato che la presenza dell'attuale delegazione serve a fare una fotografia della realtà nella nostra regione. Prima della riunione nell'azienda sanitaria, la delegazione aveva avuto un incontro nella prefettura dove si è parlato del modello Ragusa come modello da esportare e da prendere da esempio per l'efficienza della macchina dei soccorsi e la capacità di saper accogliere queste persone. La nostra presenza in qualità di un'organizzazione che fa capo a 53 regioni del mondo non è quella di svolgere un compito ispettivo, ha dichiarato Santino Severoni, coordinatore del programma Salute e Migrazione dell'Ufficio regionale europeo dell'OMS, ma con una situazione allarmante come quella degli ultimi giorni non potevamo stare a guardare. L'obiettivo dell'OMS è verificare che non ci sia alcuna emergenza sanitaria e lavorare sulla prevenzione in vista dei grandi flussi migratori. Alla fine sarà stilato un rapporto per sollecitare gli enti locali con alcune raccomandazioni tecniche precise. Accanto ai grossi numeri, infatti, c'è anche la questione del tempo di permanenza dei migranti nelle strutture, le mense che mancano e i centri insufficienti. E a proposito di immigrazione, questa mattina c'è stato un altro sbarco al porto di Pozzallo, sono arrivati 108 migranti provenienti da Mali e Senegal, sono tutti uomini presenti all'accoglienza, i medici coordinati dal dottore Carmelo Scarso. E un'altra notizia, a causa del perdurare dello stato di agitazione del personale dell'INPS, oggi è venerdì 18 ottobre, potrebbero verificarsi disservizi agli sportelli dell'INPS della sede provinciale delle agenzie di Vittoria e Modica. Le organizzazioni sindacali hanno indetto un'assemblea di tutto il personale per l'intera giornata di oggi e uno sciopero generale per venerdì. E adesso apriamo la pagina sportiva con la pallacanestro. Nasce a Comiso una nuova società, frutto dell'accordo tra l'Olimpia e il Basket 2010. Vediamo.
Riparte con un interessante e promettente progetto la stagione cestistica della città di Comiso, che nelle scorse settimane ha visto concretizzare la collaborazione tra l'Olimpia Basket del presidente Vincenzo Amato e la SD Basket 2010 di Massimiliano Farrugio. Una sinergia utile e alquanto lodevole per la pallacanestro comisana, favorita dalla grande opera di mediazione e impegno che il coach Emanuele Sgarlata ha saputo trasmettere ai protagonisti di questa nuova pagina della palla a spicchi Blea, con oltre 130 bambini che partecipano ai corsi di mini basket e circa 80 giocatori distribuiti nei vari campionati giovanili e nel campionato di prima divisione. L'Olimpia ASD Basket 2010 Comiso, questa è la nuova denominazione che la società ha trasmesso alla FIP, conta di incrementare ulteriormente il settore giovanile per proseguire una tradizione che in un passato non troppo remoto ha regalato alla città importanti traguardi. L'accordo raggiunto tra le due società di pallacanestro è stato salutato con particolare soddisfazione dalla Comiso Sportiva, mentre proseguono i contatti per dare al sodalizio indispensabili puntelli logistici, strutturali e organizzativi. Basata sulle esperienze di allenatori qualificati come Emanuele Sgarlata, Nicola Tribunale, Massimiliano Falrugio e l'istruttore Marco Giampiccolo, l'Olimpia SD Basket 2010 Comiso sarà presentato ufficialmente quasi in concomitanza con l'inizio del campionato di prima divisione, presumibilmente a metà novembre. E ancora sport, dalla pallacanestro passiamo al calcio, ancora in bilico la situazione societaria del Ragusa, che ha chiesto aiuto all'amministrazione comunale per cercare di portare avanti la squadra fino al termine della stagione. La dirigenza del Ragusa Calcio chiede il sostegno del comune per superare la crisi economica. Il sindaco Federico Piccitto e l'assessore allo sport Massimo Iannucci hanno incontrato al comune i dirigenti del Ragusa. Nel corso dell'incontro i rappresentanti della società calcistica hanno rappresentato all'amministrazione l'estrema situazione di difficoltà finanziaria in cui versa attualmente la società e chiesto agli amministratori comunali un sostegno utile a far continuare l'attività sportiva della compagine azzurra, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione attuata dal comune nei confronti delle imprese e delle società locali che potrebbero intervenire come sponsor della squadra. Sia il sindaco che l'assessore si sono detti disponibili a promuovere assieme ad altri enti e al movimento sportivo ragusano alcuni incontri per verificare appunto la disponibilità di soggetti privati a intervenire come sponsor a sostegno del Ragusa. Intanto sono arrivati i transfert per i due argentini Cecco e Malandra, che saranno a disposizione di mister Rughetti per la partita contro il Due Torri. E in chiusura una notizia: il comune di Ragusa, in collaborazione con la prefettura, comparteciperà alla realizzazione di 3 corsi di formazione riservati a donne disoccupate proposti dal club service Sor Optimist per i settori del cucito, ricamo e decoupage. La giunta, con un proprio atto, ha infatti deciso di collaborare per la riuscita dell'iniziativa, considerando che la stessa si inserisce pienamente nell'ambito di politiche di integrazione socioculturale anche a favore di cittadini extracomunitari. I moduli per iscriversi ai 3 corsi sono disponibili presso l'assessorato ai servizi sociali di Piazza San Giovanni. Bene, con questa notizia termina qui il nostro DG. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.